Casa dolce casa. Home sweet home. L'amore per la casa non ha limiti geografici e avere una casa di proprietà è di gran lunga l'obiettivo finanziario più diffuso tra i risparmiatori e gli investitori di tutto il mondo. Quando sei a casa tua, sei nel tuo regno, puoi personalizzarla come vuoi e sei indipendente da tutto e tutti. Per di più la casa è patrimonio che si rivaluta nel tempo e ti permette di vivere tranquillamente perché non devi niente a nessuno. Come invece accade nel caso dell'affitto. Tutte queste ragioni fanno sì che per molti l'acquisto della prima casa sia considerato il migliore investimento possibile. Ma è davvero così? Vari studi, prevalentemente negli Stati Uniti, riportano che chi ha un patrimonio inferiore a 100.000 dollari concentra nella casa di proprietà la maggior parte del proprio patrimonio. Fondi pensioni o altri investimenti hanno solo un peso marginale. Il grosso del patrimonio è concentrato nella casa di proprietà. Per queste persone la decisione della casa è quindi di fondamentale importanza, anche perché nella maggior parte dei casi l'acquisto è possibile solo con un finanziamento bancario, quindi con un mutuo, con l'immobile stesso a garanzia del pagamento e quindi a questo chiaramente è associato un maggiore rischio. A causa della scarsa educazione finanziaria degli italiani, molte persone prendono con sufficienza la più importante decisione finanziaria della loro vita e comprano una casa che probabilmente avrebbero fatto meglio a non comprare. In che senso avrebbero fatto meglio a non comprare? Sbagliare l'acquisto della casa può generare una serie di problemi molto importanti per le finanze di una famiglia. Problemi che si generano come un effetto domino dall'aver commesso un errore fondamentale, aver acquistato una casa che non ti potevi permettere. Tra i primi problemi c'è chiaramente la gestione del mutuo. Potresti indebitarti per un valore troppo alto rispetto al valore della casa o per un periodo troppo lungo, magari 30 anni, e questo ha un profondo impatto sugli interessi che paghi per il tuo finanziamento. A questo si aggiunge che comprare una casa che non ti puoi permettere ti espone al rischio insolvenza, cioè di non riuscire a ripagare il mutuo. Paghi le rate del mutuo in tranquillità, poi al manifestarsi di un qualunque problema legato al tuo lavoro o a quello del tuo compagno o della tua compagna, ti trovi nella condizione di non riuscire più a sostenere il peso del debito. Ogni anno oltre 200.000 immobili vengono messi all'asta per il fallimento dei debitori. E purtroppo questo ha effetti devastanti per le finanze di una famiglia, che molto spesso perde la casa e non riesce comunque a ripagare tutto il proprio debito. Spendere più di quanto puoi permetterti per la casa ti espone ad un altro problema molto grave. Potresti trovarti nella condizione di non riuscire a risparmiare per altri obiettivi finanziari come ad esempio l'avere una pensione integrativa, tema che oggigiorno in Italia non è più possibile trascurare. Negli Stati Uniti chi è in questa condizione finanziaria viene definito house rich cash poor cioè ricco di casa, di abitazione, ma povero di liquidità. E questo termine rappresenta quella situazione in cui hai tutto il patrimonio nella tua casa, un bene profondamente illiquido, e non hai risparmi o altri investimenti che ti permettano di vivere tranquillamente la tua pensione, oppure che ti permettano di coprire una spesa imprevista e improvvisa. Non hai riserve liquide o prontamente liquidabili e se hai un problema finanziario di qualunque natura ti ritrovi costretto a dover vendere la casa. E questa è una vera e propria tragedia finanziaria. A questo punto immagino starai pensando perché si commettono errori potenzialmente così gravi, così dannosi, quando si acquista la propria casa. La ragione è che l'acquisto della casa è profondamente influenzato dal contesto e da una forte componente emotiva. Chiaramente associata alla casa ci sono emozioni, sogni, desideri, come quello di creare una nostra famiglia o di avere un posto per noi in cui passare momenti tranquilli. Molto spesso associata alla casa c'è anche il desiderio di apparire, e dimostrare agli altri una condizione di benessere finanziario che magari non rappresenta effettivamente la nostra reale situazione economica e finanziaria. Ed ecco che la casa si trasforma molto spesso in uno status symbol. Il problema è che queste ragioni emotive spesso prendono il sopravvento rispetto a ragioni di pura convenienza economica o anche solo di responsabilità finanziaria. Per poter acquistare la casa dei tuoi sogni, senza che questa in futuro si riveli un incubo, devi avere un piano per la casa, un piano che sia adatto alla tua situazione, che sia adatto al tuo reddito, al tuo patrimonio, che consideri le specificità del mercato immobiliare, della città in cui vivi e che consideri tutti gli obiettivi finanziari a cui stai puntando senza dimenticarsi di quelli improrogabili come ad esempio l'avere una pensione integrativa. Il piano per la casa deve essere tuo e di nessun altro. Non deve in alcun modo dipendere da cosa ha fatto un tuo collega, un tuo amico o dalle decisioni prese decenni fa dai tuoi genitori o dai tuoi nonni. Queste persone potrebbero avere oggi o aver avuto 30 anni fa condizioni finanziarie completamente diverse dalle tue, che rendono privo di significato qualunque tipo di paragone. Una frase che siamo soliti dire in piano finanziario è che la finanza personale è personale. A meno di commettere errori di cui potremmo pentirci, non possiamo prendere decisioni per le nostre finanze copiandole da altre persone di cui non conosciamo la situazione finanziaria gli obiettivi futuri e che magari non sono responsabili quanto noi nella gestione del denaro. Il piano per la casa deve essere creato a misura per noi, come fosse un abito sartoriale. Il problema è che è molto difficile creare un piano del genere in autonomia. Mancano conoscenze sull'investimento immobiliare, sulle sue aspettative di rendimento, di rivalutazione, sui rischi associati alla casa di proprietà. E ancora più importante, manca uno strumento che ti permetta di avere un piano personalizzato, simulando l'efficacia nel tempo delle tue decisioni finanziarie. Ho detto manca, ma forse avrei dovuto dire mancava. Con Casa Dolce Casa, Piano Finanziario presenta il primo servizio in Italia che ti permette di creare un piano per l'acquisto della tua casa dei sogni, beneficiando delle opportunità che derivano dall'avere una casa di proprietà, ma tenendo sotto controllo i rischi associati. Grazie a Casa Dolce Casa, infatti. Capirai quanto puoi permetterti di spendere per la casa di proprietà, senza mettere a rischio le tue finanze e senza sacrificare obiettivi finanziari futuri fondamentali per te e la tua famiglia. Capirai come finanziare l'acquisto della casa, avendo il controllo di ogni aspetto del tuo finanziamento, potendo dormire sonni tranquilli, sicuro che ripagherai il tuo debito nei tempi e nei modi stabiliti. Capirai come stimare il futuro valore della tua casa e verificarne l'efficacia come investimento. Potrai confrontare l'acquisto della casa con la migliore alternativa, che molto spesso troppe persone dimenticano, cioè l'affitto di un'abitazione simile. Questa soluzione può rivelarsi la migliore scelta possibile per le tue finanze in determinati contesti di mercato immobiliare o per determinate situazioni finanziarie. Casa Dolce Casa, come tutti i servizi di piano finanziario, è un servizio 100% online e 100% nel tuo esclusivo interesse e che si fonda su tre pilastri. La formazione, l'innovativo software unico sul mercato italiano ed esclusiva di piano finanziario chiamato Progetto Casa e le nostre aule virtuali. Partiamo dalla formazione. Per formazione intendiamo video lezioni registrate e disponibili quando vuoi e da qualunque dispositivo e a questo si aggiungono quiz per verificare la comprensione dei concetti spiegati, link e altri contenuti per completare l'esperienza formativa. Il percorso è un autentico concentrato di contenuti che ti permetterà di acquisire in tempo breve e senza sforzo un bagaglio di conoscenze impossibile da acquisire autonomamente. Molti contenuti sono il risultato di anni di esperienza acquisita personalmente come investitore immobiliare. I contenuti sono adatti anche a chi parte da zero e ti guidano passo passo fino al raggiungimento della consapevolezza che cerchi per l'acquisto della tua casa. Il software Progetto Casa è un'innovazione unica a livello italiano. Grazie ad uno strumento di calcolo di facile utilizzo, potrai simulare il piano per la tua casa in linea con la tua situazione finanziaria, adatto al mercato immobiliare della tua zona e ti permetterà di considerare anche gli altri obiettivi finanziari che sogni per te e per la tua famiglia. Una volta creato un primo piano, una prima simulazione, potrai testare varie alternative fino a creare un piano veramente su misura per te. Grazie ad una serie di controlli inseriti nel software, Progetto Casa ti guiderà nella correzione del piano, mostrandoti possibili rischi che magari stai trascurando e ti guiderà numeri alla mano nel verificare l'efficacia delle tue decisioni finanziarie. Infine, abbiamo le aule. Che possono essere aggiunte o meno al profilo che scegli. Possono essere tradizionali sessioni di domande e risposte con il nostro team di esperti e tutti gli iscritti ai percorsi di piano finanziario, oppure esclusive sessioni in modalità mastermind, a cui hanno accesso un limitato numero di partecipanti. Questa seconda modalità è chiaramente più indicata a professionisti, consulenti finanziari, agenti immobiliari, o in generale investitori che cercano un confronto di più alto profilo in un ambiente protetto come quello creato su piano finanziario. Quindi scorri questa pagina per trovare il profilo più adatto a te. Per informazioni o chiarimenti relativi ai contenuti formativi, alla funzionalità del software progetto casa o all'accesso alle aule virtuali, clicca sull'icona di Whatsapp che trovi in questa pagina oppure contatta il tuo commerciale di riferimento. Con questo è davvero tutto, ci vediamo all'interno di Casa Dolce Casa solo su piano finanziario.